seguiamo e dove è Todd? Simone Pacello, una crisi di identità. Questa è la nuova crisi, si chiama la crisi delle rane, che tu sei sott'acqua e fai così. A me in piscina capitava spesso che, non sapendo nuotare, facevo rana, però non aprivo gli occhi perché non avevano gli occhialini. Quindi pur di non aprirli sotto il cloro, facevo così. E io tanto arrivavo quando ci battevo con la testa vicino al tamburino. Siamo tornati oggi in un nuovissimo episodio di Generazione Ribelle, dove lo sapete che l'italiano non è italiano, perché se fate attenzione, quelle cose non sono scritte bene, mi raccomando. Questo è il libro che sta leggendo mia sorella, si chiama Luigi Pirandello, l'è esclusa. Quindi perché non fate amicizia anche con lei? Contentissimo di aver portato un nuovissimo episodio settimanale, che l'avevo promesso. E voi avete detto: Simo, portacelo. E io ve l'ho portato. Che voi dite: che cosa me ne faccio di un pezzo di pizza pazzo? Se tu sei pazzo, mi vuoi dare un pezzo di pizza a me? E io dico: e che ne so che hai detto? Che cosa sono? Mago Merlino? Oh, ma perché mi hai preso? Ah! Per un prossimo episodio di Generazione di Belle, mi raccomando, raggiungiamo i 50.000 like. Li raggiungiamo sempre, quindi non fate le cose che ci abbiamo perso alla fine, perché dei ragazzi non si sono sentiti bene, non hanno messo like. Tutti quanti un like adesso, ora. Non vado avanti. Attenzione, cosa fondamentale: questo video dobbiamo fare il record dei commenti. Anche se non avete nulla da dire, nulla da scrivere, inventate, tanto siccome ora petaloso è diventata una grande parola, inventate una vostra parola qui sotto nei commenti. Almeno 10.000 commenti, anche se non avete un cazzo da scrivere, fate 6.000, 6, 7, 8, 9 commenti, spammate il vostro canale. Record dei commenti, non senza nessun motivo logico, perché questo è un canale basato sul no sense, e in quanto no sense dobbiamo fare record di commenti senza nessun motivo. Quindi, senza dilungarci troppo, cominciamo! Quali sono i canali con più iscritti in Italia, o quantomeno nel mondo del web? I canali di gaming, ovvero dove ci sono quei ragazzi che giocano e prendono i soldi, come dite voi. C'è stato un periodo, scusate se sto lacrimando, ma che prima mattina io piango, c'è stato un periodo, soprattutto agli inizi del canale, dove voglio fare anch'io gaming, perché voi non la vedete, ma lì c'è una PlayStation che mi ha rovinato la vita. Grazie mille! Tant'è vero che mi chiamavo Howard in Game, però non l'ho nemmeno iniziato, cioè l'ho solo aperto e poi ho detto no, mi sono già scocciato. Però, se mi fosse arrivato un commento di un ragazzo che mi avrebbe scritto proprio per incoraggiarmi ad aprire questo canale, apri un canale di gameplay, forse adesso sarei già giocando a Viva la Pignata. E basta, basta, inneggiamo questo grido, perché dovete ridarci i nostri cellulari. A me capita molto spesso che, per esempio, dei bambini molto piccoli mi contattano su Facebook e scrivono: ciao Simo, sono con il telefono di mia madre. Io pensavo che questo fosse un fenomeno attribuito solo a dei bambini di età molto piccola, che, non avendo un account fortunatamente sui social, utilizzano quello dei genitori. Però attenzione, ho scoperto che anche un famosissimo rapper italiano non ha ancora un account, e tant'è vero che utilizza il telefono della propria cugina. Infatti, sotto una recensione di Play Store, Melissa H, un grandissimo rapper che adesso andremo a scoprire chi è, scrive: ciao, io sono Emischilla, tutto attaccato, una sorta di hashtag Emischilla, e scrivo dal cellulare di mia cugina. Commenta sotto l'applicazione di Clash Royale, che però porco il cazzo è scritto anch'esso male, perché continua: Clash Royale, confondere con Clash Royale, è bellissimo. Questa sera c'è il delirio al Maracanà. Ciao zio. Questa sera c'è il delirio al Maracanà. Innamorarsi è facile, ma amare? Ma amare? Chi sa nuota? Io prendevo il trampolino in faccia, figuriamoci adesso amare. Però le conversazioni fra i bambini su WhatsApp sono sempre più complicate, critiche, criptiche, freudiane. E alla domanda: tu già sai amare? Il grandissimo poeta risponde: mi insegnerai tu a farlo. Non giudicare, non fermi, già sta laggiù. Mi insegnerai tu a farlo, ed io insegnerò a te. L'aborto, ah, questa è proprio una piaga che insieme alle unioni civili fanno discutere il web da anni. Però una persona molto interessata si fa capo di questa situazione, e quindi, una musica di suspense per favore, e quindi chiede: siete pro o contro l'aborto? Non hai indovinato nulla! Ma nemmeno per sbaglio hai indovinato! Tutto sbagliato, solo la prima parola, tutto sbagliato! Matematica, geometria e trigonometria tutte insieme sono le materie più difficili del mondo. Quanto tempo ci avete messo per capire la differenza fra rette parallele e rette perpendicolari? Poi una ragazza decide di racchiudere la sua relazione amorosa. Amorosa? Sono di noi, dai, amorosa. E scrive: le nostre vite sono come due rette parallele. Vi ricordate quelle parallele che danno così, quelle che non si incontrano mai? Si incontrano? Dove? Non lo so.
La geografia, prendila e portami via, perché nessuno sa dove ci troviamo. E Massimiliano, porco il cazzo, infastidito proprio da questa situazione, esclama: scusate, sono Massimiliano, scusate, mi ero dimenticato. Se casomai succede, chi? Non lo so, in Italia due gay adottano un bambino, giuro che vado via dall'Italia. Vado a vivere in Calabria e non mi fermate. Io vado a vivere in Calabria, che non è in Italia. Oggi è proprio una puntata dedicata ai temi caldi. Infatti, alla domanda cosa pensi degli omofobi, un intellettuale dei nostri tempi risponde: per me, virgola, lettera maiuscola, sono persone normali, virgola, spazio, lettera minuscola, cambia solo il loro sesso. Gli omofobi sono quelli a cui piacciono gli uomini. Gli omosessuali sono quelli che odiano i gay. Una nuova teoria appena scritta. Portare a termine dei grandi progetti nella vita, adesso parlo proprio come uno a capo di un'azienda molto importante, ragazzi, mi raccomando, ecco, tutti così parlano quelli a capo dell'azienda, ma non lo so perché forse per mantenere il mento quando dico ciò di parlare, non lo so, però ci vuole veramente una tenacia non indifferente, forza, determinazione. Però a parer di questo ragazzo, le persone che non devono mai arrendersi nella vita, quando pare sono i pescatori, perché lui scrive: barcorollo ma non molo. Questo è proprio un insegnamento a voi che vivete sui moli, non mollate. Quindi, ragazzi, che dite, anche questo episodio di Generazione di Belle termina qui. Mi raccomando, mi sono rifatto male. Mi raccomando, raggiungiamo i 50.000 like per un nuovissimo episodio di Generazione di Belle settimana prossima, se ci riesco, lo giuro lo faccio. Vi ricordo di venirmi a stalkerare su tutti i social, precisamente su Instagram, e tutto l'indirizzamento è sin canale in quell'unico social network. E noi che dite, ci vediamo ad un prossimo video. Se sono fieri di anno, se sono fieri di LG, maniam.